E quindi Caldera, ora devo insistere per andare a guadagnare il giro e conquistare i 20 punti. Prima posizione quindi per la numero 3 Kurtova, che ha guadagnato 5 punti. Seconda posizione lo sprint per la numero 8 Isasi. Terza la numero 23 Caldera e quarta la numero 31 Fiorina. Aggiornamento della classifica, 8 Isasi 33 punti, 3 Kulkova 21 punti, 23 Caldera 16 punti, 38 Scandolara, 31 Fiorina e 10 Topians 6 punti. E da disputare c'è ancora l'ultima volata, quella che assegnerà punteggi doppi. Ecco il passaggio del gruppo, siamo a 4 tornate dalla conclusione del Gran Premio Ace, 4 giri al termine. Lopez a controllare la situazione, guadagnano terreno, ancora l'applauso per le tre prese del comando per Olga di Tavara. In caccia in questo tentativo lunghissimo con Isasi che sta facendo l'andatura, Kurtova e quindi Caldera, Isasi a 33 punti, Kurtova 21, Caldera 16. E Giulia affaticati, mentre Isasi di fatto si sta limitando a controllare la situazione in queste fasi di gara. Da disputare c'è ancora l'ultimo sprint a punteggio doppio, quello che assegnerà 10 punti alla prima. Isasi qui dalla classifica generale con 33 punti, Kurtova in seconda quota 21, quindi prepariamoci ad assistere all'ultimo giro per quanto riguarda il Gran Premio Ace. È interessante la lotta anche per quanto riguarda la seconda e la terza posizione, Jaroshenko intanto in testa, Sigmund in seconda posizione. Per quanto riguarda le posizioni del gruppo, e c'è proprio Caldera, come abbiamo detto, di fatto ci si gioca il secondo e terzo posto con questo sprint. Caldera che è al comando. Caldera e Kurtova, Kurtova che va a rilanciare. Isasi è in seconda posizione, 10, 6, 4 e 2 punti che vengono assegnati alle prime 4 classificate, Kurtova guadagna 10 punti, si aggiudica il Gran Premio Ace 3 dalla Fania di Orsa Isasi. Gli applausi sono per le prime 3 classificate, prima Isasi, seconda Caterina Kurtova, terza Beatrice Caldera.